Matteo Messina Denaro è stato arrestato il 16 gennaio 2023. Il boss di Cosa Nostra era ricercato da 30 anni. Era diventato il numero uno di Cosa Nostra in seguito all'arresto di Totorina ed in seguito a quello di Bernardo Provenzano. Mi chiamo Matteo Messina Denaro. Sono state le sue prime parole al carabiniere del ROS che lo stava arrestando. Il boss ama il lusso e di certo non lo nascondeva. Durante il suo arresto indossava un orologio Frank Mueller dal valore di 37.000 euro ed un giubbotto di Montone dal valore di circa 10.000 euro. Nella sua casa a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, non sono state trovate armi. Sono stati ritrovati vestiti di lusso, profumi di marca e svariate paia di sneaker costosissime. È stato trovato anche un poster con raffigurato il volto del padrino. Quello interpretato nell'omonimo film in cui il protagonista, Marlon Brando, recita il personaggio di Don Vito Corleone. Sono state ritrovate anche diverse ricevute fiscali costose di ristoranti e locali che arrivavano anche a 700 euro per singolo scontrino. Si intuisce dunque che il boss amava mangiare fuori e fare la bella vita, totalmente indisturbato. Non sono stati ritrovati documenti top secret appartenenti a Totorina, in cui diversi pentiti hanno affermato che Messina Denaro ne fosse in possesso. Dunque ci si chiede dove potrebbero essere quei documenti particolarmente riservati che il boss corleonese Rina teneva nascosti nel suo nascondiglio prima dell'arresto. Nessuno si sarebbe mai aspettato che Messina Denaro si trovasse in quel paesino. Anche i vicini di casa rimasero increduli appena saputa la notizia. Gli inquirenti ritengono che abbia passato almeno gli ultimi 6 mesi con continuità in quell'abitazione. Il boss non era rinchiuso in un bunker come fecero altri latitanti in passato, ma conduceva una vita tranquilla. Secondo alcune voci andò anche allo stadio Renzo Barbera a vedere le partite della squadra per cui tifava, il Palermo, nonostante le sue foto segnaletiche fossero diffuse ormai ovunque. Era inserito da Forbes nella lista dei top 10 latitanti più pericolosi del mondo. Secondo un pentito di mafia, Messina Denaro era in possesso di un telefono della marca Vertu, dal valore di circa 4.000 euro, che grazie ad un programma installato in esso gli permetteva di non essere intercettabile. Il patrimonio di Messina Denaro è stimato intorno ai 5 miliardi di euro, una stima per difetto dei guadagni di una vita fatta di estorsioni, droga e riciclaggio. Oltre che del lusso, il padrino di Cosa Nostra aveva una grande passione per le donne. Uno dei suoi primi amori fu una giovane austriaca che gli fece perdere la testa. Successivamente conobbe Francesca, con cui durante la sua latitanza, nel 1996 ha avuto una figlia. Uno dei suoi ultimi amori fu Maria Mesi. Diverse lettere sono state ritrovate in cui lei gli confidava di essere innamorata. Nelle lettere è stata svelata anche un'altra passione inedita del boss, i videogiochi. Nella lettera si leggeva che Maria voleva comprargli uno dei suoi giochi preferiti che stava per uscire. Il boss è anche un appassionato del fumetto Diabolik. Voleva un'auto esattamente come la sua, ovvero una Jaguar E-Type il cui valore si aggira tra i 50 e i 300.000 euro. Prezzo che varia in base alle caratteristiche, optional e danno. Era così appassionato del fumetto che chiese al suo carrozziere di fiducia di montare dei mitra sul cofano della sua vettura, anche se il meccanico, con grande coraggio, decise di rifiutare. Il boss, nonostante i svariati milioni che possedeva, non poteva comunque permettersi di girare con una macchina del genere per non dare nell'occhio. In giovane età guidava una Golf GTI bianca ed un'Alfa 164, anch'essa bianca. Si comprò anche una Porsche Carrera con la quale andava al mare prima di diventare latitante nel 93. Una parte del grande patrimonio illecito di Messina Denaro è stato fatto con investimenti nelle energie rinnovabili, in particolare nel settore eolico. Questo settore è stato curato dal boss tramite l'imprenditore trapanese Vito Nicastri, un ex elettricista di Alcamo e pioniere del green in Sicilia, che per diversi anni avrebbe tenuto le chiavi della cassaforte del capomafia. A Nicastri, conosciuto anche come il re del vento, è stato sequestrato un patrimonio di 1,5 miliardi di euro. Anche l'edilizia, la grande distribuzione organizzata e i villaggi turistici gli fecero fare degli incassi da svariati milioni di euro. Uno dei suoi business più importanti era il gioco online, settore che si presta al riciclaggio di denaro ed era controllato attraverso infiltrati ed estorsioni. Secondo un pentito di mafia, i business di Messina Denaro sarebbero arrivati anche in Venezuela, dove avrebbe investito alcuni milioni di euro in diverse aziende,
Anche secondo gli inquirenti, era lì che probabilmente riciclava i proventi del traffico di stupefacenti. Una grande parte del suo patrimonio potrebbe provenire dai soldi che gli sono stati affidati da Totorina. «Se recupero un terzo di tutti i soldi che ho, sono sempre ricco», diceva il capomafia corleonese ad un altro detenuto durante l'ora d'aria in carcere. «Una persona responsabile ce l'ho e sarebbe Matteo Messina Denaro. Però, per ora, cosa fa questo Messina Denaro non lo so», spiegava all'amico con un po' di diffidenza sulla capacità gestionale di Matteo. Parte dei proventi illeciti di Rina potrebbero essere quindi stati affidati proprio agli alleati di Castelvetrano. Soltanto nel 2018 gli furono sequestrati più di 230 immobili, un campo da golf e 25 società. I beni sequestrati a Messina Denaro si aggirano attorno ai 3,5 miliardi di euro. Secondo Forbes, è ben piazzato anche nella classifica dei più ricchi del pianeta, 400esimo nel mondo e nono in Italia. I beni confiscati adesso sono nelle mani dello Stato, palazzi, appartamenti, ville, terreni e liquidità in diversi conti correnti. Ma altri beni per svariati milioni di euro si presume siano ancora nelle sue mani. Siamo giunti alla fine del video. Se ti è piaciuto, ricordati di lasciare un like, iscriverti al canale ed attivare le notifiche per non perderti i prossimi video.